Di che cosa avevate paura da piccoli? Del buio, delle siringhe, di quell'amica di vostra madre con le unghie lunghe che doveva per forza pizzicarvi le guance quando vi vedeva? Io avevo paura di tutto questo, compresa dell'amica di mia madre, che esiste, è vero, la signora Porzia. Ma c'era una cosa che mi faceva più paura di tutte, e quella cosa era mangiare, anzi, sedermi a tavola. Tutto ebbe inizio all'asilo. Ero una bambina tranquilla, non davo mai problemi, però un giorno le maestre convocano mia madre. Signora, dicono le maestre a mia madre, tutto vero, tutto vero. Signora, abbiamo un problema. Sua figlia mangia piano. Sua figlia ci rallenta tutto il servizio mensa. Mia madre provò una vergogna, ma una vergogna, tornò a casa disperata. E iniziò a fare caso a come mangiavo. E in effetti io mangiavo piano, cioè mangiavo lentamente, ma notò un'altra cosa mia madre: mangiavo tanta verdura, ero diversa dagli altri bambini. E quindi ogni volta che mi sedevo a tavola, mia madre mi implorava di sbrigarmi: "Me, figlia mia, sono del sud, me, figlia mia, mangia veloce, mangiatele delle patatine, ogni tanto mangiati delle merendine". E io non mangiavo patatine e merendine, il mio piatto preferito è tuttora l'insalata. Mia madre era disperata, continuava a essere disperata. Si rivolse al medico, al dottore. "Dottore", disse mia madre, tutto vero, ripeto. "Dottore, mia figlia mangia piano. Mia figlia mangia tanta insalata, come devo fare?" "Signora", disse il dottore, signor Casamassima, salutiamolo anche lui. "Signora, ma si rende conto? Le altre mamme vengono qua disperate perché i figli mangiano veloci, non mangiano la verdura. Lei è fortunata, signora." Io ero felice. Avevo la scienza dalla mia parte. Ma mia madre no. Mia madre non era felice. Mia madre non è mai stata felice. Mia madre era sempre triste, ansiosa, paranoica. E non era un problema. Perché vedete, tutte le donne che avevo attorno, tutte le madri dei miei amici, erano tendenzialmente tristi, erano tendenzialmente ansiose, erano tendenzialmente paranoiche. E soprattutto tutte le donne adulte che conoscevo erano madri. Faccio un'equazione. Tutte le donne sono tristi, tutte le madri sono tristi. E ho pensato questa cosa per tutta la mia vita, fino a quando non sono andata a studiare fuori, sono andata a studiare a Roma, e ho conosciuto degli esseri mitologici, delle donne felici, addirittura delle madri felici, madri che non chiedevano ai loro figli o alle loro figlie soltanto: "Hai mangiato? Che so cosa hai mangiato? Quanto hai mangiato?" No, chiedevano: "Come è andato l'esame? Come stai? Come stanno i tuoi amici?" Madri che mandavano ai loro figli coperte, vestiti, madri che facevano bonifici ai loro figli. Invece noi no, noi del sud, a noi del sud arrivava il pacco da giù. E che cosa c'è nel pacco da giù? Cibo. Focacce, taralli, l'olio buono, perché l'olio al nord lo fanno male, si sa. Ma c'erano anche pasta, biscotti, insomma, roba che potevi trovare anche al supermercato sotto casa. E però mi chiedevo a quel punto: ma perché le donne che ho conosciuto io quando ero piccola erano tristi? Perché ci sono delle donne così tristi e delle donne che invece sono felici? Una risposta me l'ha data il femminismo. In particolare un libro che si chiama Il secondo sesso di Simone de Beauvoir. Se non conoscete questo libro, i contenuti di questo libro, è normale perché le studiose, le femministe, le filosofe a scuola non te le fanno leggere. E quindi eccomi qui a fare servizio pubblico per voi, amici del TED, e leggiamo insieme qualche brano del secondo sesso, in particolare dei brani che riguardano le casalinghe, come mia madre, probabilmente come le vostre. "Pochi compiti, dice De Beauvoir, si avvicinano al supplizio di Sisifo più di quello della massaia. Giorno per giorno bisogna lavare i piatti, spolverare, rammendare, tutte cose che domani saranno di nuovo sporche, polverose e rotte". E De Beauvoir dice: "Cucinare è una cosa bellissima, è un atto anche creativo. Le donne devono andare, per esempio, fuori casa, vanno al mercato, ma accade", sottolinea, "che come per i lavori domestici, la ripetizione di queste cose pone fine ben presto a questi piaceri. La cosa più triste è che questo lavoro non porta neanche a una creazione durevole. Ma in realtà tutto contribuisce a far sì che le massaie siano infelici e siano rabbiose.
Perché, questo è il succo del secondo sesso, molte donne non scelgono il loro destino. Il loro destino gli viene imposto soltanto per il fatto di essere femmine. E questo contribuisce a renderle tristi e rabbiose. Un'altra definizione molto calzante rispetto alla situazione in cui sono cresciuta la dà Elena Ferrante, non sappiamo la sua identità, probabilmente una donna del Sud, ma comunque una persona che le donne del Sud le conosce molto bene. E scrive nel primo libro dell'Amica Geniale, lo leggiamo anche questo insieme, sempre perché le scrittrici a scuola difficilmente le trovate. Non ho nostalgia delle mie infanzie, è pieno di violenza. Far male era una malattia. Da bambina mi sono immaginata animali piccolissimi, quasi invisibili, che venivano di notte nel rione, uscivano dagli stanni, dalle carrozze ed entravano nell'acqua e nel cibro delle nostre mamme, delle nostre nonne, rendendole rabbiose come cagne assetate. Erano contaminate più degli uomini perché i maschi diventavano furiosi di continuo, ma alla fine si calmavano, mentre le femmine, che erano all'apparenza silenziose, accomodanti, quando si arrabbiavano andavano fino in fondo alle loro furie senza fermarsi più. Quella furia è quella di cui parla Simone de Beauvoir nel Secondo Sesso. Lo so cosa state pensando. Vabbè, questo è un romanzo ambientato negli anni 50, Simone de Beauvoir era una scrittrice filosofa, sì, ma degli inizi del Novecento, metà Novecento, le cose sono cambiate. Ed avete ragione, le cose sono cambiate. Però non sono cambiate così in fretta e del tutto. Ora, lasciamo perdere i miei traumi, lasciamo perdere mia madre, che ne sarà contenta, lasciamo perdere i filosofi, lasciamo perdere le scrittrici, affidiamoci ai dati. Quelli che vi farò vedere sono dei dati recenti, niente storia, sono dati dell'anno passato o dell'anno in corso e ci dicono delle cose. Le donne al sud sono occupate solo per il 33%. La metà più o meno rispetto al dato del centro-nord Italia e dell'Europa, dell'Unione Europea. Solo il 43% delle madri, questa è una media nazionale, sono occupate e il 63% delle donne al sud sono disoccupate, anzi delle mamme al sud sono disoccupate. Questo perché avviene? Perché le donne storicamente, tradizionalmente, culturalmente, sono destinate al lavoro di cura e molto spesso non riescono a conciliare queste due cose. E altrettanto spesso non vengono incentivate quando sono bambine a coltivare i loro interessi, le loro passioni, banalmente a studiare. E le donne con un livello di istruzione basso sono quelle che hanno più difficoltà a trovare lavoro. Voi starete pensando, sì vabbè, ma quante saranno le donne che non studiano nel nostro paese? 3 milioni sono le donne in Italia che non hanno un diploma, che non hanno finito la scuola superiore. E sono le donne che poi fanno più fatica a trovare lavoro. Ha un lavoro ben pagato, un lavoro specializzato. E molto spesso, anzi quasi nella totalità dei casi, le donne devono ricorrere al part-time involontario, cioè vorrebbero lavorare di più, vorrebbero coltivare le loro carriere, ma fanno difficoltà a conciliare il lavoro di cura, e lavoro in casa, e lavoro fuori casa. Sono donne per la maggior parte. Solo il 7,2% dei maschi, degli uomini, ricorre al part-time involontario. Ovviamente, quando noi leggiamo i dati sulla disoccupazione, sulle donne che riescono a fatica a conciliare lavoro fuori casa e lavoro in casa, beh, dobbiamo pensare sempre che nel Sud Italia è peggio. Insomma, è passato tanto tempo dai racconti di Elena Ferrante, ma non così tanto, evidentemente. Però vedete, in effetti le cose cambiano nel nostro paese. Sapete tutti che l'Italia sta affrontando quello che alcuni definiscono un inverno demografico. Si fanno meno figli e la famiglia tradizionale è in crisi. Sono 33,2% delle famiglie quelle a essere composte da una sola persona, dai single. In Europa siamo 8,5 milioni e siamo destinati a crescere. Inoltre, chi decide di unirsi non lo fa sposandosi. Infatti sono sempre di più i bambini e le bambine, che nascono fuori dal matrimonio. Questo metterà in crisi l'industria dei matrimoni, soprattutto quelli pugliesi, che come sapete possono durare anche 12 ore. Questi dati che cosa ci portano a dire? Beh, l'Istat ha fatto delle previsioni per il 2050, manca pochissimo, 30 anni. E cosa ci dicono queste previsioni? Che i decessi
nel 2050 in Italia saranno il doppio delle nascite. In sintesi, lo leggete da soli, ci saranno sempre più anziani e sempre meno bambini. Ci saranno sempre più persone che andranno in pensione e sempre meno persone che quella pensione gliela pagheranno, almeno per come è concepito lo Stato sociale, il welfare, nel nostro paese. La famiglia sta cambiando e questo comporta delle cose. Comporta soprattutto il fatto che la famiglia cambia perché oggi sempre più donne possono scegliere chi essere. Sempre più donne, per esempio, trovano difficoltà a conciliare il lavoro, la carriera, col fatto di essere madri. E questo le rende tristi. Le rende tristi perché, come cantava Tiziano Ferro, il mondo va veloce e tu stai indietro. E per tu intendo la società per come è stata concepita ed è concepita oggi. Vedete, molti leggono questi dati in maniera allarmistica, però come tutte le questioni, anzi quasi tutte, c'è un rovescio della medaglia. Appunto, ci sono sempre più donne libere di scegliere. E se sono libere di scegliere, è anche grazie ad attiviste, a politiche, a filosofe e a scrittrici, come Simone de Beauvoir ed Elena Ferrante. E la famiglia, è vero, si sfalda, ma forse si sfalda la famiglia come l'abbiamo conosciuta fino adesso. Una famiglia che era costretta a sedersi attorno a un tavolo, a mangiare, tanto, legata dai legami di sangue. Oggi la famiglia, non tutti, non tutte, è vero, ma si può scegliere. E le famiglie sono diverse, sono uno spettro di identità. E ci sono sempre più uomini che aiutano in casa, sempre più donne che non sanno cucinare, perché non sono tenute a farle, e sempre più uomini che invece si dilettano ai fornelli. Sono famiglie nuove, famiglie con cui stiamo imparando a convivere, molto probabilmente facciamo parte di una di quelle famiglie allargate che si riuniscono attorno a un tavolo. E vedete, se c'è una cosa che ci hanno insegnato queste scrittrici, queste filosofe, che una donna si può nutrire di tante cose e può nutrire a sua volta di tante cose. Di cibo, ovviamente, ma anche di amore e anche di libertà. Probabilmente ci attende un futuro in cui le donne saranno sempre più libere e in cui le madri, le nonne, impareranno che oltre a chiederci «Hai mangiato?», potranno chiederci «Come stai?». E sempre più donne che impareranno a dire ai loro figli e ai loro figlie «Ti voglio bene mamma». Grazie.